Cari amici, buon pomeriggio, buon pranzo, visto che ci avviciniamo al momento top della giornata dal punto di vista dell'alimentazione. Bene, da come vedete dall'immagine di copertina del video, signori, è un grandissimo film, Pietro Mennea, La freccia del sud, che ieri, devo dire, sono stato colto di sorpresa perché è vero sì che la RAI a volte, come in questa occasione dove magari siamo anche in estate, quindi non ci sono tante novità in palinsesto, però rivedere questo grande film dove io devo fare veramente i complimenti a tutti, agli attori, ai sceneggiatori, senza ovviamente dimenticare il vero Pietro Mennea, che ha dato onore al Sud e a Barletta in particolare, però appunto l'attore che ha impersonificato Barletta, secondo me ha fatto un'interpretazione veramente bellissima. Guardate, io che non sono quasi mai abituato a vedere film, ma ieri sono rimasto incollato al televisore fino all'ultimo, nonostante credo il film sia finito pochino prima della mezzanotte, ma bellissimo veramente. Poi credo che comunque sia on demand su Rai Play. Certo, chi lo ha conosciuto, il vero Pietro Mennea, ovviamente è un ricordo straordinario, perché è un atleta che praticamente ha sfidato la sua stessa volontà. E poi, anche parlando di nuovo del film, Lunetta Savino, che ha interpretato la mamma di Pietro Mennea, e quindi questi sono film che veramente ti danno un grande senso di quanto sia strepitosa la vita, soprattutto la forza di volontà, che è fondamentale, è importantissima. Purtroppo alle volte però veniamo presi da circostanze che magari ci demoralizzano, ci buttano giù, però secondo me, ecco, la morale del film Pietro Mennea, La freccia del sud, è proprio quello, ovvero andare sempre incontro ai propri sogni, non arrendersi mai. Certo, se poi, come si diciamo noi, non è cosa, però tentare, tentare, bisogna sempre tentare, non abbattersi mai, questo ripeto per tutti quanti che commettiamo degli errori, sbagliamo, però è un film che dà un grande insegnamento, davvero complimenti a chi ha fatto quest'opera d'arte, questa riproposizione strepitosa. Molto contento, che dire, io oltre che consigliarvi di vedervi, ho detto on demand su Rai Play il film, che credo ci sia, spero, magari sicuramente qualcuno molto più grande di me, che ha 60-70 anni, che magari di Barletta lo ha conosciuto di persona. Io poi, per esempio, che come voi sapete ho l'hobby del wrestling, certo in quel caso è un po' diverso, perché dico vabbè, non ho al momento proprio
Ma poi per varie motivazioni non ho proprio la possibilità che se in America o quando vengono in Italia la WWE, però certo mi farebbe piacere incontrarmi di persona con qualche atleta, magari anche quello che viene trattato, diciamo, dalla dirigenza come non dovrebbe esserlo, però alla fine anche loro, voglio dire, come noi, sono esseri umani, quindi per il resto, grazie a tutti per la vostra attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi video. E adesso, beh, io che sapete, sono uno sportivo, bisogna un po' arrangiarsi. Ci sono tanti programmi in TV, insomma, per carità. Comunque ieri mi ha colpito molto, ho detto rivedere, non lo rivedevo da un po' di tempo, grande film che merita anche a distanza di un po' di tempo di essere rivisto perché ti dà proprio quella voglia, quella grinta, quell'agonismo, quella forza di volontà. Bene, ora concludo davvero tutto. Un buon proseguimento di giornata, buon pranzo a tutti. Noi ci vediamo per i prossimi video. Saluti dal vostro caro Nicola De Lucia, alla prossima. Ciao!